Allora, bentornato a chi ha già partecipato alle precedenti sessioni, ben arrivato invece a chi è appena arrivato a questo importante appuntamento organizzato dalla Fondazione Nuto Revelli, che celebra, come tutti di voi sapranno, il lavoro appunto di Nuto Revelli a 100 anni dalla sua nascita, il suo eccezionale lavoro di storico, di conservatore di memoria, di testimone di un passato che fatichiamo sempre di più ad afferrare. In particolare la sessione di oggi pomeriggio è dedicata, come potete vedere sull'opuscolo, agli interventi di alcuni giovani ricercatori e ricercatrici il cui lavoro dimostra che, come appunto riporta il titolo dato a questo incontro, la ricerca continua e che il modello di ricerca di Nuto Revelli continua ad essere uno strumento valido e attuale. Senza indugi, io chiamerei sul palco la prima relatrice di oggi, Silvia Giordano dell'Università di Torino, che ci parlerà del progetto Dar voce al mondo dei vinti e della digitalizzazione dell'archivio sonoro di Nuto Revelli, giusto? E ricordo sia a te Silvia che ai tuoi colleghi che avete circa 20 minuti a vostra disposizione. Grazie mille. Grazie per l'invito, io sono molto emozionata e molto orgogliosa di presentare questo progetto, che è un progetto che è stato finanziato dal Bando Talenti della Società Civile nel 2017, quindi la Fondazione Goria, e cofinanziato dalla Fondazione Nuto Revelli in collaborazione, come non vedete nella slide, ma c'era fino un attimo fa, benissimo. E appunto questo progetto è stato condotto in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Torino, dove ho la fortuna di lavorare. E appunto il progetto e una serie di progetti legati a questo progetto partono dall'idea di valorizzare e restituire al pubblico l'immenso fondo sonoro dell'archivio, che in questa slide appunto vi ho riportato, consta sostanzialmente dei materiali preparatori al volume Il mondo dei vinti e al volume dell'Anello forte, più alcune testimonianze in origine raccolte da Nuto Revelli sui temi dell'emigrazione, che erano poi confluiti nel volume del Mondo dei Vinti. E come vedete sono moltissime ore di registrazione, sono 491 ore che sono state registrate appunto su bobina. Questa è una scansione della copertina di una bobina in cui vediamo appunto in questo caso Nuto che si appunta, che c'è l'intervista per esempio a Tosello Caterina, inizio della pista, poi a Tassone, a Peveragno, eccetera. Queste testimonianze, poi alcune di queste sono confluite nei volumi sul mondo contadino e alcune sono rimaste inedite, e appunto l'obiettivo della Fondazione Revelli e del Dipartimento di Studi Umanistici è quello di portarlo all'ascolto e allo studio di tutti. Quello che non ho detto, ma che molti sapranno, è che queste 491 ore di registrazione sono tutte in dialetto. Sono tutte in dialetto piemontese, la maggior parte in langarolo, quelle fatte nelle Langhe, ma ce ne sono anche molte nelle varietà minoritarie, quindi in occitano, ed è per questo che la Fondazione Revelli ha chiesto a me, perché ho una formazione da dialettologa, e mi è stato più semplice approcciarmi a queste interviste. Brevemente, prima di ascoltare un pezzo di un'intervista, ne abbiamo già parlato stamattina, tutti lo sapete, però vorrei un attimo riportarvi l'attenzione sul metodo di raccolta di Nuto, riprendendo dall'introduzione al mondo dei vinti. Appunto, le testimonianze raccolte sono registrate col magnetofono, durata media di ogni testimonianza 3 ore. Ho riascoltato ogni testimonianza almeno 3 volte prima di realizzarne il testo definitivo. E poi, come vedremo, nella traduzione dal dialetto ho rispettato per quanto possibile la struttura delle frasi parlate, ho salvato quasi tutte le espressioni dialettali più significative,
ho dato un ordine cronologico al discorso, ho scelto la via più semplice, quella parlata. Appunto, come vi dicevo, per Revelli e per tutta questa mediazione tra mondo popolare e cultura e mondo colto, il dialetto è diventato, scrive lui, un lasciapassare indispensabile, perché chi non parla piemontese è straniero. Dico a tutti i testimoni, parlate alla vostra moda, col patois l'interlocutore si esprime meglio, è più libero. Quando poi Nuto Revelli raccoglie queste testimonianze e le traduce in un libro scritto, ovviamente deve parlare con una cultura colta, con la cultura che parla italiano, e quindi c'è questo delicatissimo passaggio dall'oralità alla scrittura, in cui, come dice esattamente lui, traduce tutte le interviste, mantiene una lingua che poi, analizzandola, si tratta di un italiano regionale, ricco di elementi dialettali che sono spesso chiosati in nota o glossati nel testo per aiutare la lettura di chi poi non è piemontese. Ci sono moltissimi regionalismi, io li ho anche cercati di studiare, sono molto interessanti, l'utilizzo per esempio di comprare per partorire, di contare per raccontare, viene proprio fuori quella che è la lingua del testimone senza stravolgerla e mettendo appunto in comunicazione due mondi. Prima del progetto Dar voce al mondo dei vinti abbiamo fatto un progettino più piccolo legato appunto al centro Gobetti, Uomini e donne della Resistenza, dal quale prenderei le mosse per farvi ascoltare un pezzettino di 3 minuti di un estratto audio di un'intervista originale che è stata completamente restaurata e digitalizzata grazie all'intervento della Fondazione insieme a tutte le altre testimonianze, e vediamo qua sotto l'estratto di testo che ha tirato fuori appunto Revelli e ha riscritto. In questo caso, proprio perché l'esempio fosse funzionale, audio e testo scritto sono particolarmente vicini e aderenti. In altri casi invece c'è più differenza, soprattutto quando si tratta di narrazioni o di dialoghi. Vediamo se riusciamo a fare. Niente, quindi è diventata una vita abbastanza normale, sì, così, una vita abbastanza bella, senza grandi problemi, senza famiglia città. Perché trova un problema duro, la guerra, l'ultima guerra che era. Ah, l'ultima? Quella lì l'hai trovata dura, quella lì le lacrime, hai la riempì la stalla, eh? La riempì la stalla di lacrime, perché? Perché da quella era partita. Colà era in Africa? No, colà sì, era in Africa. Come è il nome? Giuseppe. E sei 4 anni, sono stati 4 anni, partita sei 4 anni laggiù. 4 anni di guerra, sì. 4 anni di guerra. E l'auto era da 24, dove era qui il banda? L'auto, come si chiama il nome? Giorgio. Giorgio. E gli era sbanda. Ma chi era la suta? No, chi era la partita? Chi era la partita? Dove era il Brennero? Ah, era Brennero le Destember, e c'era la festa del mandamento, venivo qua. E dopo noi c'era sempre i tedeschi, belli lì. Ah, non mi capì. Belli lì. E chi era sempre sbandato, zio? E chi era sempre sbandato, poi era capo un po' scappava dalle montagne, e erano quasi sempre a capo. E mi dormivo sempre una pnera, A fare la sentinella? A fare la sentinella. Se pensiamo a passare una bicicletta, pensiamo a fare una bicicletta a venire, me la vedi io. Sempre sentinella. Tutta la guerra la fai fare? Quei anni lì? E che anni lì? Quando mi è passata la spaventa con lì, che era qua, stavo più lì con là. Chi era per giù? Era per giù. Per giù di inglese. Ma lui sai qua più niente. Ma lui non sai qua più niente. Capire. Allora la guerra la fa la tranquilla. La guerra l'hai fatta a me madura, mi qua anche sento qualcosa di fare. Ma cosa le cura la mente lì? Niente parla un confronto con un camile tirabbi là. E lei più là. Dico sempre di me e più ne vengo più niente, là, quella giù sarà morta. E che ti dà un momento l'auto?
Perché così quando scappava perché i dì magari lo vedi. Scappava, la gente certo, mi era gente brava, sì, né? Sì. Lo ritiravano sul caldo, tremava. Ecco. E sì, dopo c'era la nuova. Ah, quindi quella guerra lì la ricorda come il periodo più brutto? Quella guerra lì, ma quella guerra lì, a 4 anni, alle fede le mie lacrime. Sì, perché è durato. Comunque lei trebellava, mi avessi due piedi e mi ne avevo più di uno, di l'altro. Il primo maso si chiede. Ma io sempre in tedesca non mi accasso. E che diavolo? Noi ti stavi con il dolore. E loro mi dicevano, uno sta, montava la sentinella che deve venire a scappare su me. Appunto, vedete il rapporto tra il testo scritto e la testimonianza originale. È molto interessante anche tutto il processo che c'è dietro e che conferisce, adesso che abbiamo la disponibilità, la possibilità di mettere queste testimonianze online, gli conferisce ancora più significato. Quindi il progetto, appunto, Dar voce al mondo dei vinti, ha avuto l'obiettivo di raccogliere, catalogare e indicizzare all'interno di una banca dati online tutte le testimonianze audio che hanno restaurato e digitalizzato la Fondazione Revelli. L'obiettivo, diciamo, è stato quello di creare dei percorsi di ricerca, perché 490 ore buttate online così sono mute, perché non sappiamo cosa c'è dentro. E quindi attraverso un sistema di taggatura, si è cercato, stiamo tuttora cercando, di rendere interrogabile sia per lo studioso sia per tutto il pubblico l'archivio sonoro. Per il progetto Dar voce al mondo dei vinti, che si è svolto sostanzialmente nel 2018, inizio 19, ho ascoltato 58 interviste. Questa è un po' la localizzazione di massima della provenienza dei testimoni. Sono 76 testimoni per circa 100 ore di registrazione, quindi c'è ancora molto da fare, però questo è un primo lavoro. All'interno del progetto c'è stato un sottoprogetto legato alla lingua e ai racconti delle donne provenienti dal sud Italia, le cosiddette calabrotte, sposate a contadini piemontesi, e qui la difficoltà anche mia di ascolto è stata ancora maggiore, perché entrava in gioco un altro dialetto, un altro utilizzo della lingua e poi soprattutto anche tutto un discorso di tabù e di sensibilità, no? Anche delle testimoni che erano gli unici casi in cui non erano mai da sole, perché le calabrotte sono sempre, in tutte le testimonianze sono insieme ai mariti, quindi si aggiunge anche un'altra voce. Questa è la schermata per farvi un po' capire come è stato il lavoro di taggatura. È un software che permette di ascoltare l'audio e, quando cambia l'argomento, quando c'è un tema nuovo, di indicizzarlo, creare una sorta di segnalibro, e come vedete sulla parte destra della slide si crea così una sorta di indice in cui si vede tutti i temi che sono affrontati nell'intervista. La cosa più difficile di questo progetto non è stato tanto l'ascolto quanto l'architettura concettuale delle tematiche, dei tag e dei sottotemi, perché poi, arrivati a un certo punto dell'ascolto, non si potevano più introdurre temi nuovi, perché questo avrebbe creato un dover riascoltare le cose vecchie. Comunque, non vi tedio su questa cosa. Questi sono i grandi temi che sono stati individuati in accordo con il comitato scientifico, a partire sostanzialmente dal lavoro di Antonella Tarpino, Il popolo che manca, e che ci ha fatto proprio un po' da base, perché era questa raccolta per tematiche, questa riscrittura di Nuto attraverso i suoi temi. Ogni tema grande è poi esploso, come vedete in questa slide, in tanti micro temi, come per esempio la famiglia. I microtemi li creavo io man mano che ascoltavo, perché appunto io non sapevo cosa sarei andata ad ascoltare. Sono 180 le parole chiave, quindi questi microtemi che saranno poi sono indicizzati, e quindi poi dall'utente saranno poi sceglibili e ascoltabili. Questo è una parte del glossario, perché proprio per aiutare l'ascolto e per
entrare nella testa del comitato scientifico e della ricercatrice e dell'architettura concettuale, abbiamo creato un glossario in cui dal macrotema, come in questo caso l'alimentazione o l'emigrazione, in grassetto troverete tutti i microtemi che saranno poi appunto cliccabili e si potrà ascoltare. Matrimonio, resistenza, qui vi ho fatto alcuni esempi anche per vedere quali sono le parole chiave che sono emerse dall'ascolto. Vi faccio ancora sentire e vedere un nuovo progetto su cui sta lavorando adesso la Fondazione, in cui all'interno c'è anche buona parte dell'archivio sonoro, che è una piattaforma che, scusate, ma devo loggarmi perché è proprio una cosa nuovissima. Ecco qua, una cosa su cui si sta lavorando adesso. Vi voglio, attraverso praticamente questo, un grosso contenitore in cui c'è tutto l'archivio, ci sarà in futuro tutto l'archivio, sia sonoro, sia audio, sia anche di testi che ha la Fondazione Nuto Revelli, e che crea attraverso la ricorrenza di temi, di vocaboli, una sorta di mappe concettuali e semantiche. In questo caso io volevo farvi sentire ancora un pezzettino di un'intervista a Caterina Brunetto, quindi io scrivendo Brunetto mi esce l'intervista in cui c'è la parte di Caterina Brunetto che parla. Questa intervista qua, questo è un estratto da Il Popolo che Manca, che è un documentario. Cliccando sopra, io arrivo ad ascoltare la parte in cui c'è lei che parla. Queste sono le testimonianze prima della restaurazione. Poi noi avevamo un'altra tradizione, quando era il sabato santo, come adesso il sabato. Allora lì adesso ora suonavo le ciocche, andavo sulla rete tutti gli uomini, lavavo tutti gli uomini. Poi a partire andavo a tutte le piante da fritta, allora curavo tutte le mattinate. Andavo a imbrassare le piante da fritta, tutte. E dicevo niente, imbrassare le piante da fritta portava tanta fritta. Portava tanta fritta. Questo per farvi vedere anche le potenzialità dei nuovi strumenti, poi un po' sull'archivi, anche perché questo permetterà in futuro di coinvolgere anche nuovo pubblico, che è poi un po' la cosa, una delle priorità della Fondazione. Adesso faccio una cosa, ok, io non sono molto tecnologica, ok. Le prospettive future, allora, come vi dicevo, per ora sono state ascoltate, indicizzate solo, tra virgolette, 100 ore, sulle oltre 400, quindi la priorità è sicuramente quella di proseguire nell'ascolto e nell'indicizzazione dei materiali, appunto per arricchire la banca dati e per fornire nuovo materiale ai ricercatori e a tutto il pubblico interessato. In accordo sempre con il comitato scientifico si sta lavorando alla creazione di nuovi progetti anche per coinvolgere il mondo universitario, anche i tesisti giovani, in particolare sui temi dell'emigrazione, ma anche su altri temi relativi al mondo contadino, nell'ottica appunto di proseguire questa attività di valorizzazione e divulgazione delle interviste. A breve tutto l'archivio, almeno le prime 100 ore dell'archivio taggato, saranno consultabili online sul sito della Fondazione. Bisognerà iscriversi, stiamo lavorando a questa cosa perché comunque dovete contare che sono testimonianze anche che affrontano temi e cose molto sensibili, quindi bisogna anche creare dei filtri e delle modalità di accesso differenziate anche. Però a breve l'archivio sarà disponibile e vi ringrazio per l'attenzione.